Dottoressa Porrini, oggi edizione 2019 del Premio Galeno, Roche è qui per il secondo anno consecutivo. Che cosa significa questo per l'azienda e perché siete qui quest'anno? Per noi è un grande orgoglio essere qui per il secondo anno consecutivo nella categoria dei farmaci biologici e il riconoscimento a quello che è il nostro impegno in ricerca, un impegno in cui oltre il 20% del nostro fatturato viene proprio investito in ricerca annualmente e il riconoscimento quindi di questa tendenza continua all'innovazione, una ricerca all'innovazione che ha permesso nel corso di 120 anni di Roche di poter rendere disponibili per i pazienti che ne hanno bisogno farmaci che hanno cambiato veramente la storia di alcune patologie. Un grande impegno in quello che sono le malattie rare. Oggi siamo qui per quello che riguarda l'emofilia, ma il nostro impegno nelle malattie rare continua anche su altri settori come l'amiotrofia spinale, la corea di Huntington e molte altre. Ecco, oggi qui infatti è stato premiato emicizumab, un farmaco per l'emofilia. Ci può spiegare meglio che cos'è e qual è il meccanismo di azione? Sì, emicizumab è un anticorpo bispecifico. Bispecifico significa che permette di collegare due elementi. Infatti emicizumab collega due fattori della coagulazione e va a rimpiazzare quel fattore che risulta carente o del tutto assente nei pazienti affetti da emofilia A. Questo collegamento di questi due fattori della coagulazione permette di innescare la cascata coagulativa in questi pazienti che proprio per carenza del fattore spesso vanno incontro a importanti sanguinamenti. La caratteristica di emicizumab, che lo differenzia assolutamente da farmaci fin qui utilizzati, è quello di essere somministrato sottocute, a differenza degli altri che invece hanno necessità di un accesso venoso, e essere somministrato settimanalmente. E questo sicuramente ha delle importanti riflessi in quello che è la qualità della vita di questi pazienti. Inoltre, nel corso degli studi clinici, il farmaco ha dimostrato di ridurre la frequenza di sanguinamenti in una maniera veramente importante e anche la percentuale di pazienti in cui i sanguinamenti vengono azzerati, sia pazienti adulti che pazienti adolescenti che bambini, è veramente molto alta. Questo è chiaramente intuibile come questo può far cambiare la qualità della vita e la vita delle persone affette da questa patologia.